Bante, come possiamo iniziare a sviluppare l'insight? How do we begin to develop insight? Well, how do we begin to develop the consciousness? Bene, potremmo dire come cominciamo a sviluppare la coscienza. Yeah, we say meditation, but in Pali we say bhavana, which is cultivation. Qui di solito si parla di meditazione, ma in Pali si parla di bhavana, che significa coltivazione. And so that begins the whole culture of mental development and meditation. Ed è qui che comincia tutta la cultura che riguarda lo sviluppo del mentale e della meditazione, con il rispetto alla meditazione. And so we have the whole practice and training in discipline and concentration. Che questo porta a tutto l'addestramento che riguarda la disciplina e la concentrazione. But we make things simple and more direct. Però noi rendiamo le cose più semplici e dirette. All this training and development comes about through this mindfulness. Tutto questo training viene grazie allo sviluppo della consapevolezza. The understanding of wisdom comes about only when there is this mindfulness. Perché la comprensione e la saggezza giungono solo in presenza della consapevolezza. And so before you can learn to develop wisdom, you must be able to practice mindfulness to differentiate whether you have mindfulness or no. Prima di sviluppare la saggezza bisogna praticare la consapevolezza e soprattutto saper riconoscere, in modo da soprattutto da saper riconoscere se questa consapevolezza è presente o no. Because this insight comes about only when there's strong, sharp and precise type of mindfulness. Perché l'insight può avere luogo solo in presenza di una continua e precisa, forte consapevolezza. So first you have to know what is the difference between mindfulness and non-mindfulness. Quindi la prima cosa da sapere è la differenza tra ciò che è consapevolezza e ciò che non lo è. First you understand true experience, not just theory, true experience of trying to be mindful, that mindfulness has three basic qualities. Quindi la prima cosa è, attraverso l'esperienza, cercare di capire che cos'è la consapevolezza, non semplicemente studiandola. E la consapevolezza, per scoprire che la consapevolezza ha tre qualità di base. True experience. Per sperimentare il fatto che la consapevolezza possiede tre qualità. That your consciousness has the mental states of clarity, peace and softness. Che la coscienza, nella coscienza siano presenti queste tre qualità: la chiarezza, la pace e la morbidezza. Once you have these three basic qualities, you can say that you have mindfulness. Quando in presenza di queste tre qualità di base noi possiamo dire che esiste la consapevolezza. This is important because often people know things but they're not mindful. E questo è importante perché spesso le persone sanno le cose ma non sono consapevoli. The knowing is the quality or characteristic of consciousness, not mindfulness. Il sapere è una caratteristica della coscienza, non della consapevolezza. Another similar mental state is, or quite similar mental state is perception. Un altro stato mentale simile è la percezione. It's also a kind of knowing according to its special marks. E questo è un tipo di conoscenza in relazione a segni specifici. For example, your friend has a special nose. Per esempio, un tuo amico ha un naso particolare. He has a specially long nose.
un naso molto lungo. I know once a person with a very long nose with big holes in it. Ho conosciuto una volta una persona che aveva un naso molto lungo con dei grossi buchi dentro. I've not seen any nose like that ever since. E non ho mai visto un naso come quello. I've not seen him for many years. So if I notice that the nose is around, it's probably him. E non l'ho visto per molti anni, e ogni volta che vedo quel tipo di naso lì so che probabilmente si tratta di lui, di quel mio amico. So this is perception of that type of nose. But it is not necessarily mindfulness. Così, questa è un tipo di percezione che è relativa a quel naso lì, a quello naso specifico. Non si tratta necessariamente di consapevolezza. Because a person may notice that nose is like that, but there may arise aversion. Perché una persona potrebbe accorgersi che quel naso è così, però allo stesso tempo potrebbe esserci dell'avversione. Once you develop enough mindfulness, then you have to know the special type of mindfulness that can develop insight, because not every type of mindfulness will develop insight. E quando c'è sufficiente consapevolezza, a quel punto si comincia a comprendere qual è quella consapevolezza che può portare all'insight, perché non tutti i tipi di consapevolezza danno origine all'insight. And this type of mindfulness has to be cultivated and to be learned and to be recognized. E questo tipo di consapevolezza deve essere coltivata, deve essere appresa, imparata, e l'ultimo non me lo ricordo, learn and... practiced and recognized. Ah, ecco, imparata e riconosciuta. Now this type of mindfulness has certain qualities besides the three mentioned. Questo tipo di consapevolezza ha anche altre qualità accanto a quelle che abbiamo citato prima. First, there should not be any thinking. Prima di tutto non ci dovrebbe essere nessun tipo di pensiero. It is not in the past, it is not in the future, it is more in the here and now. Non dovrebbe essere nel passato, né nel futuro, è più per la maggior parte e deve riguardare il qui e ora. It's usually a mental or material quality. E si tratta di una di qualità mentali e materiali. Which manifest the three universal characteristics of existence. Che manifestano le tre caratteristiche universali dell'esistenza. The mindfulness has to be very sharp. E questa consapevolezza deve essere una consapevolezza molto penetrativa e precisa. For example, when you watch rising, falling or the breath, it's not just knowing with clarity and peacefulness and softness the rising, falling or the sensation of the breath. Per esempio, quando osserviamo il salire e scendere dell'addome o il respiro alla base del naso, non si tratta solo di stare in contatto con il movimento di salita e discesa, con l'entrata e l'uscita del respiro. One should also perceive clearly the different qualities in that process as it arises and pass away. Ma si tratta, per sovrappiù, di essere in contatto e conoscere e penetrare le qualità che continuano a sorgere e passare in quei processi. Just like a person watching the river flow from a distance. It's different from one who is near to the river and studying every aspect of the water as it flows. Un po' come una persona, come due persone che guardano lo scorrere di un fiume. Una persona però è distante, mentre l'altra è più vicina. Ora quella distante ne avrà una visione generale, mentre quella vicina ne potrà studiare le caratteristiche particolari. For example, the waves on this side is stronger, the waves on this side is not so strong, and there's a fish here, there's a duck here. Così la persona più vicina potrà vedere che un tipo di onda è un po' più grossa qui e un'altra più piccola là, e c'è un pesce qui o un pesce là.
o un'anatra da quell'altra parte. So in the same way, when you watch the in and out breath and the rising and falling, it sees many types of sensations and surprises and possible, not just something that moves. Così, quando noi osserviamo il salire e scendere all'addome o il respiro al naso, noi dobbiamo osservare quali sono tutte le sensazioni che ci sono, che sono coinvolte in quel processo, non semplicemente il fatto che si muove. No, this is not insight yet, but the mindfulness that brings about insight. E quando siamo a questo livello, ancora non siamo al livello dell'insight, ma siamo nel livello della consapevolezza che può portare all'insight. Or even you have reached the first insight knowledge, nama rupa pariccheda jnana, the discrimination, insight into the discrimination of mind and matter, can you say that insight begins to grow? È solo quando si raggiunge l'esperienza della prima conoscenza di insight, ovvero la conoscenza della discriminazione tra mente e materia, che si può dire che l'insight comincia a crescere.